La settimana scorsa ci siamo salutati parlando di Secutor e questa settimana ricominciamo parlando di Secutor, esattamente. Di cosa parliamo oggi? Però l'avete visto dal titolo, armi bianche. Armi bianche all'interno del software, quindi quando è che possono venirci utili coltelli, dammi, accette o baionette? La buttiamo lì. Prima di partire però, sigla! Oggi parliamo infatti di accette, coltelli e tante altre robe. Partiamo parlando delle accette. Queste che ho in mano sono accette dammi, quindi in realtà non tagliano. War, dove sei? Vieni qua. Dove vuoi che ti colpisca? Ma fra, sul braccio. Ti sta facendo male? No, non permanentemente, però diventa molto fastidioso. Va bene, grazie a War per essersi prestata questa stazza, andiamo avanti. Quindi queste accette dammi servono semplicemente perché quando arriviamo molto vicini al nemico le possiamo andare a utilizzare al posto di sparare. War, dove stai andando? Ho giusto bisogno di te. Per esempio, se abbiamo un nemico davanti e vogliamo evitare di andargli a puntare la pistola alla testa e sparargli giusto a point blank, sostanzialmente possiamo andare a utilizzare la nostra arma bianca per sorprenderlo. Non solo lo andiamo a uccidere senza fargli male, ma soprattutto lo umiliamo proprio come su COD. Abbiamo un nemico qui dietro, ci avviciniamo e si è colpito. Colpito! Eccolo lì, questa è una dimostrazione proprio realistica di come succedono le cose in campo. Grazie War. Quindi le armi dammi sostanzialmente servono perché possono permetterci di fare delle kill fiche, perché nell'effettivo non è che potete tirargli un'accetta in faccia, per quanto non penso ci sia scritto che non si può. No, non si può. Non tirate le accette in faccia alla gente. Sono molto fiche, soprattutto queste sono leggere, sono come quelle da lancio. Non lanciatele nuovamente. E sono veramente molto carine. Tra l'altro arrivano in tre colori diversi, sempre ovviamente prodotte dalla Secutor, come possiamo notare dai loghini che ci sono sopra il corpo delle asce: tan, verde simile olive e full black. Io ne comprerei tre e girerei per il campo tipo il patriota a tirare accette contro i nemici. Ripeto, non tiratele. Sono veramente molto carine, costano veramente pochissimo, le trovate linkate in descrizione e fanno una bella figura sul tattico appoggiate in giro, soprattutto perché avete la possibilità di attaccarle direttamente al tattico, perché hanno già questo simpatico sistema per agganciarcele con un passante molto molto fico. Nel caso l'accetta non faccia il caso vostro perché è troppo ingombrante, troppo pesante, c'è sempre l'opzione del coltello Karambit, come si pronuncia? Ovvero quel coltello ricurvo che ha fatto la sua grande comparsa, almeno per me, in No Counter Strike. So che stavate tutti pensando a quello, ma in Black Ops 1. Quando accoltellano i russi da dietro. Molto molto fico, è ovviamente super piccolino, anche questo può essere andato a fissare sul tattico, io lo mettevo in questa posizione in modo tale da poterlo andare a sganciare comodamente e tagliare la gola al nemico ignaro della nostra presenza. Sono dei gadget ovviamente perché costano relativamente poco e fanno scena, soprattutto sul tattico, fanno setup e quando riuscite finalmente ad accoppare qualcuno con questi ve la gustate e non poco. Anche questi sono presenti in tre colori. In questo caso abbiamo il tan, l'olive e il full black. Questi sono sicuramente più comodi e soprattutto potete andarli a utilizzare per sgozzare i vostri nemici da dietro. Sono ovviamente sempre fatti dalla Secutor, sia questi che le accette, e sono di ottima qualità. Molto semplici, la lama è ovviamente in plastica, sia quella di questi che delle accette, per ovvi motivi. Anche questi vi sconsiglio di tirarli in faccia a qualcuno, perché magari poi se vi dà due papagni in bocca ha anche ragione, e sono veramente molto comodi. Avete anche questo sistemino qua a molla con il tastino che evita che il coltello possa saltare via facilmente. Sono molto interessanti, molto carini, se volete saperne di più li trovate linkati in descrizione. Io qui ho finito, sostanzialmente fatemi sapere qual è la vostra arma bianca dammi da software preferita. Qui da Red è nuovamente tutto e stay angry! Controllate anche gli Instagram boys, che non guasta mai, consiglio.